Ciao Scorpione, benvenuto sul mio YouTube canale Beauty Master of Scorpio, benvenuto su questa lettura per l'amore 2024. Ottobre 2024, se non l'ho detto. Ti chiedo Scorpione di non far forzare questa lettura, se non ti corrisponde, questa è una lettura generale, se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Se non lo sai, ho un altro canale, si chiama The Italian Style Tarot, è dedicato a tutti i 12 segni. Sono tante le persone e follower che sono iscritti su questo canale e pronunciano che è un altro canale. Perciò, se vuoi, ti incontro anche dall'altra parte. Incominciamo. My love team, datemi per il mio scorpione. Cosa scorpione si può aspettare? Urano. Quando arriva Urano, così ci arriva l'Attila, no? E Leone sotto il mazzo. Toglie tutto, brucia tutto e distrugge tutto per far rinascere. Dammi per favore, guarda, was fast. Materialismo e spiritualità e awareness. 6 e 1, di nuovo un 7. Ieri mi sa che l'hai avuto il 7. Conflitto sotto il mazzo. È una nuova possibilità, Scorpione. Mi sa che ieri avevo il 7, se non sbaglio, come una nuova possibilità. Il 7 può essere anche un grado, può essere anche l'altra parte, come per esempio il toro, no? Dove si trova Urano adesso, la settima casa, no? Del scorpione. E ti dai, io ho la sensazione, come che ti dai come che ti dai tu stessa, tipo ho fatto bene, no? Non scendo a compromessi. Com'è che ti dai tu qualcosa tipo un rispetto, qualcosa tipo un complimento? Ecco, com'è che ti fa un autocomplimento? Tipo, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E perché materialismo e spirituale, come non è materialità il denaro, no? O materiale, no, un materialismo spirituale, una cosa tua, personale, che non puoi vedere subconscio, no? O consciamente, che tu una cosa che ti porti a te, ok? Una cosa tua che dici ce l'ho fatta, sono orgogliosa o orgogliosa di me stesso o di me stessa. Casa, donna o la donna e serpente. Wow, ok, la frusta. Subito me la presenti, ancora non sai con chi ti sei messa in gioco o non sai ancora con chi ti sei messo in gioco. O qualcuno te lo dice a te, può anche essere, non io credo che sei tu. Non perché vedo la donna, me la presenti come sei tu, ancora di nuovo il 7. Tipo, sono buona ma non fessa. O sono buono o non fesso, quello può anche essere una cosa così. Questo è un modo italiano molto, molto pratico, Scorpione. Tipo, no, non mi toccare il fondo schiena perché sennò ti faccio un mazzo così. Una cosa così mi viene, tipo, non mi toccare quel tasto, non mi provocare. Esattamente, non mi provocare, però vedo anche molto orgoglio, un buon orgoglio, non è un orgoglio cattivo. Sei fiera o fiero di te stessa o perché hai questa cosa che ti porta molto fierità, si dice così, non dai sconti a nessuno, non fai più sconti a nessuno, esattamente. Soulmate, che sarebbe l'anima gemella, liberati. Love yourself first, romantic feelings. Ci può stare anche che ne so, che ci può stare davanti a te? Il principe di Biancaneve. Ci può stare, chi ci può stare davanti a te? Non sei una persona, che ne so, magica davanti a te, non ti interessa più niente, non dare sconti a nessuno. Perché sei ricca o ricco? Perché hai potere? O perché sei quello che sei? Perché sei la più bella donna o il più bell'uomo del mondo? No, non do sconti più a nessuno. Ti stai liberando di una cosa molto potente, Scorpione. È una grande liberazione che ti stai dando, amandoti anche a te stessa, no? O dandoti anche a te stessa o a te stesso.
non ti fai più influenzare dell'amore, non ti fai più influenzare quello di sicuro, non la vedo, anzi. Se si tratta di te, Scorpione, sono certa e sono quasi sicura. Se si tratta di te, come ho già detto prima, prima che qualcuno tocchi il tuo fondo schiena, elimini. Proprio la tua circostanza, la tua vita, proprio lo elimini. Non dai più, di nuovo, non fai più sconti a nessuno, Scorpione. Non so perché me la dimostri così forte. Io sto Urano, adesso ancora è retrogrado. Però. Come ho già detto prima, dove arriva Urano, cioè, è come che arrivartila, eh? Toglie tutto, quello che è futile toglie tutto. E quando fa retrograzione comincia a cambiare qualcosa dentro di noi, va interiormente che fuori, no? E quella è la cosa importante, a cosa vogliamo cambiare interiormente per portarla poi inside out, no? Dal dentro al fuori, per farla ricambiare, per farla mettere in moto, prima deve cambiare qualcosa dentro di noi. Per avere il cambiamento nella nostra vita, Scorpione, spero che mi capisci. Dammi, cominciamo. La regina di spade, te pareva, 6 di denari, 5 di bastoni, 7 di spade, vedi tutto, tutto vedi, 5 di denari per l'ostacolo. Mamma mia, Urano, la torre, per cosa non vedi? 10 di spade, 6 di spade, il mago. Scorpione, è impressionante, non è come quelle dell'inglese che ho avuto prima, quella dell'inglese è stata anche tosta, eh? Tosta, tosta, tosta. Io credo che questa eclissi ci ha fatto cambiare un po' tutti, o ci sta facendo cambiare tanto, proprio a collettivo. E meno male a noi ci va a trigono, Scorpione, perché i pesci ci va a trigono, è la nostra quinta casa, meno male. Figurati se sarebbe o quadrato o opposto, mamma mia. Però c'è sempre sto Urano in opposizione nostra, Scorpione. Perciò c'è qualcosa che sta cambiando di sicuro. C'è qualcosa che sta cambiando automaticamente. Ma io credo, come la vedo io, Scorpione, sta cambiando proprio la tua energia. Io questa situazione non la vedo che con qualcun altro può essere, certo, può anche sicuramente è per qualcos'altro, qualcun altro, però non è che automaticamente può essere per alcuni di voi. Però questa lettura, come me la presenti, appartiene solo a te. Stai tu cambiando da così a così, da notte al giorno, dalle stalle alle stelle. Metta come cavolo vuoi, però stai cambiando tu, proprio un. Stai facendo piazza pulita, Scorpione. Stai facendo piazza pulita. Questo 10 di spade poi non ti devono provocare più. No, non la vedi, pro la vedi proprio per quella che è cotta e cruda, nuda e cruda. Non fai più sconto a nessuno, Scorpione. Impressionante. Proprio ho il 5 di bastoni, 5 di denari, la regina di spade, il 7 di spade, 10 di spade, la torre. Mamma mia, ma che è? Non, è proprio stai cambiando, come che ti togli quella maschera, ti togli quei vesti, quei vestiti proprio che non. Ma sai che c'è quel buonismo, me lo mettete, me lo vendo, me lo svendo a tutti voi. E proprio si vede qua molto arrabbiata, Scorpione, ma non arrabbiata, arrabbiata di una circostanza, situazione o una cosa proprio che ti fa. Mamma mia, dammi 6 di spade. La regina di spade, l'asso di denari e l'imperatrice. Tu ti porti te, tu sei la cosa più importante di questo mondo per te. La luna, tutto quello che è futile, tutto quello che non vedi, tutto quello che non puoi toccare, lasci proprio stare. Wow. Quando troviamo degli ostacoli davanti a noi, sapete, con quella frusta. Esattamente, no? Noi ci facciamo. Quando siamo nei campi, per esempio, no? Quando siamo nei campi, quando si lavorava nei campi, ancora succede ancora oggi, però prima, adesso abbiamo le macchine, prima si faceva tutto a mano,
Quando si togliono quelle cose, gli ostacoli per avere via libera, no? Tipo, ci facciamo noi spazio. Non è nessuno che ce lo fa per noi, siamo noi a farci spazio, siamo noi a facilizzare il nostro cammino, senza avere bisogno di nessuno, perché siamo, wow, mamma mia, la faccia, perché siamo grandi, stiamo diventando grandi, dammici uno di bastoni. Ma che è? Mamma mia, dammi 5 di bastoni per il passato, 8 di bastoni, la regina di bastoni, l'8 di spade. Il risveglio. Ti chiedevi tutto nel passato. Nel passato ti chiedevi tutto e di più. Se facevi la cosa giusta e perché la facevi e se andavi nella direzione giusta e se non. Perché mi dici dove metto mano a mano io faccio solo danni, un po' come quella di ieri. Dove vado, metto solo danni, faccio solo danni. Perciò ogni cosa, ogni situazione che faccio devo fare attenzione. Io credo che ci siamo stati o ti sei fatto influenzare tantissimo da altre circostanze, Scorpione. Può essere anche ti sei fatta anche molto maneggiare, infatti, no? Ti sei fatta maneggiare dagli altri. E così di conseguenza tu, ogni cosa che facevi può essere che ti portava alla, tipo, e mo'? Dubbi, avere dubbi, no? A quale direzione di andare. La regina di spade, 7 di bastoni, il 4 di denari, il carro, 6 di denari, re di bastoni, cavaliere di denari e l'asso di coppe. La forza sotto il mazzo. Qualcuno, come che ti dice, fatti aiutare, quella strada che ti stai tagliando tu, no? Ti togli via quegli ostacoli per avere una via, una strada più facilizzata, fatti aiutare. C'è qualcuno che entra nelle tue frequenze in ottobre, Scorpione, tu non vuoi. Me la taglio io l'erba. Gli ostacoli me le toglio io i sassi della mia strada, no? Tu non vuoi. Ma c'è qualcuno qua che ti porge una mano, no? Tipo, Scorpione, ti fai aiutare? Ti aiuto io. Se, non ricambio, non voglio niente di ricambio, però fatti aiutare. Tu non vuoi. Mizzica. Non vuoi, no, me la taglio io. Costi quel che costi, me la taglio io. Anche se mi vengono i calli nelle mani, me la taglio io l'erba. Chi ti ha chiesto qualcosa, qualcuno? Ma che è? Ma sei di una arrabbiatura, ma non so se è. Non so se è tra una. Sei arrabbiata o arrabbiato, focussato, concentrato, concentrata, determinata. A non andare a compromessi, non vuoi. C'è qualcuno che ti circonda nelle tue energie. Tu non vuoi. Te le fai da sola o da solo? Di 4 di spade, 7 di coppe e il papa, la torre di nuovo. Se vuoi dare una situazione, una chance a una situazione, a una persona, che può essere che dici, ma quasi quasi perché no? Fammi aiutare, no? No, mi vorrei farmi aiutare. O che ne so, vediamo come se la cava. Se darei io questa coltello, questa tools, no? Questa cosa che puoi togliere via, questa erbaccia. Per aiutarmi a togliermi questi ostacoli, e come fammi dargli un test. Può essere che lì cominci a dare un test a qualcuno, tipo, vediamo come se la cava. O vediamo come se la cavano. Perché no? Però fammela avere sotto controllo, sotto osservazione. Li fai tirare un po' il collo, eh?
questa energia la fa tirare un po' il collo. E te, anzi, ci vuoi dare una prova, la prova ce la vuoi dare, la prova ce la vuoi fare dare, però non è che apri di subito, sì, fai tu, io mi metto, no. È come che la tieni lo stesso, un po' sotto osservazioni. 5 denari per l'ostacolo, 10 di bastoni, 3 di coppe, il 3 di bastoni è difficile, mamma mia. 8 di coppe. Quando ci sono questi incendi, no? Diciamo questi incendi di questi boschi in estate, peccato, no? Quando succedono queste cose brutte alla natura, affinché la natura si riprende di questi incendi, di questi borghi, incendi di questi boschi, foreste, ci vuole tanto tempo affinché la natura si riprende, no? Affinché possano ricrescere, come ti ricordi l'aquila che ho detto, Scorpione, non ci puoi tornare, non ci puoi andare in... È così, dove arriva Urano fa danni, però c'è un motivo. Dove arriva Attila e brucia tutto, toglie tutto, però c'è la possibilità di farla rimergere, però ci vuole tanto tempo, Scorpione, ci vuole il tempo, ci vuole questo il tempo. Di metterti d'accordo, fare besties, di mettere, essere besties, tu hai il tempo, ci vuole tanto tempo, ma sì, può succedere, di rifar immergere, no? Di far immergere qualcosa di questa brutta esperienza, di far immergere qualcosa di bello di nuovo. È pesante, è difficile ricrederci, Scorpione, è molto difficile. Io ti capisco, Scorpione, ti capisco, è molto difficile, però è possibile. È possibile, ci vuole tempo. La torre e il 6 di spade, lo prendo qua. L'appeso e il 9 di bastoni. No, che re, magari il re. Ebbene, il re lo prendo qua, però. Vai piano, ma vai lontano. Vai piano, ma vai lontano. Quello per cosa non vedi? Perché si dice, no? Mi sono bruciata una volta, o due, la terza volta, terza, una, due, tre volte, ma la quarta no. Perciò vai lontano, vai piano, però vuoi andare lontano. Mamma mia che lettura, mamma mia che lettura, dammi... Ah, oh, quattro di bastoni, ragazzo di bastoni e la torre di nuovo. Ah, Scorpione, basta, mi state facendo sudare. Già qua in Svizzera già c'è freddo, eh? Già è arrivato l'autunno qua. Ma arriva anche il Capodanno. Ma qualche giorno arriva già Capodanno. Wow. Sicuramente cosa hai imparato o cosa sta imparando in questo momento, Scorpione? Non più il buonismo, non più faccia lavata, tipo io faccio quello che dicono loro perché sennò ho paura di perdere, parlo come vogliono loro, come si dice? Aspettate? Mi comporto come vogliono loro, faccio quello che dicono loro, dico quello che vogliono loro. Per cosa? Per compiacere, per dare il contentino. Hai finito. Hai finito. Goodbye, arrivederci, auf Wiedersehen. È finito quel scorpione di una volta, perché è arrivato sto cavolo di Urano. C'ho tre volte Urano. Scorpione, non mi credi? Te lo faccio vedere, guardate. Tre volte Urano. Tre volte. Perciò, dove arriva sto benedetto Attila, brucia veramente tutto, ma per far riemergere, per fare riemergere, rifare, rebuild, costruire una totale nuova era. È totalmente un nuovo portale qua, però per non fare più il contentino, hai smesso. Hai smesso a dare il contentino per cosa? Per danneggiare a te? No. Sei,
Come ti posso descrivere, Scorpione? Sei riconoscibile. In questa lettura sei riconoscibile. Hai dovuto, ma non è irriconoscibile negativo, per niente. Ma perché hai dovuto rimetterci tu su questa situazione? Hai dovuto rimetterci, metterci 1, 2, 3, 4, 5 volte. Basta. Hai il fondo schiena pieno. Pieno. Sei irriconoscibile, Scorpione. E tu lo sai, eh? Io sono molto schietta con le mie letture. Le persone ci fanno cambiare, Scorpione. E anche se è molto deludente, no? È molto triste, perché non possiamo vivere così come noi volevamo, no? O sognavamo. Ma sei irriconoscibile. La titolo così questa lettura. Dammi per favore un consiglio. Due di spade, il diavolo e il quattro di spade. Esattamente cosa ho provato a dire adesso. Perché se non la vediamo noi, l'universo poi ci dà quella, no? Quell'ammazzata, Urano, per farci vedere quello che non abbiamo mai voluto vedere. E alla fine ce la fa capire non più quelle buone, ma quelle cattive. E per questo, di queste cattiverie che sono state date o ti hanno dato, oggi, ringraziando a questa situazione o persona, non so che cosa ti ha fatto così tanto cambiare, sei irriconoscibile. Scorpione, è sabato, lo so, sabato sera, non ti ho potuto dare la più bella happy ending, però questa siamo scorpioni, siamo a interagire con la verità. Non ci fa male, ho paura la verità, quello di sicuro no. Scorpione, lo stesso ti auguro una bella serata sabato sera se sei in Europa, se sei nel mondo dove dare che sei. Buon fine settimana, ci vediamo la prossima settimana, Scorpione. Un like, non vi dimenticate questi like, vi voglio tanto bene, al prossimo fine settimana e ciao ciao.